Jaffa, questo è un oltraggio. Se non fosse per tutti i tuoi anni di fedele servizio, d'ora in avanti esigo che tu discuta le condanne dei prigionieri con me prima di farli decapitare. Vi assicuro, maestà, che non succederà più. Jasmine, Jafar, su, miei diletti, dimentichiamo tutta questa sciagurata vicenda, per favore. Le mie più servili e umili scuse anche a voi, oh mia principessa. Se non altro, queste nozze forzate porteranno qualcosa di buono. Quando sarò regina, avrò finalmente il potere di sbarazzarmi di te. Ora siamo d'accordo. Bravi, è tutto sistemato. Jasmine, tornando alla questione dei pretendenti. Jasmine! Se fossi riuscito a prendere la lampada... Avrò finalmente il potere di sbarazzarmi di te. Guarda, se penso che dovremo leccare i piedi a quel rimbambito e a quella smorfiosa bisbettica della figlia per il resto della nostra vita, ti giuro che... No, Iago, solo finché non troverà un rimbambito di marito. Dopodiché ci farà bandire. Oh, decapitare. Oh, frena, aspetta, Jafar! E se fossi tu quel rimbambito di marito? Cosa? Ma sì, certo, tu sposi la principessa, va bene? E di conseguenza diventi sultano. Oh, sposo la bisbetica, divento sultano. L'idea ha un certo fascino. Un grande fascino, grandissimo. E poi noi due buttiamo l'amato suocerino e l'adorata mogliettina giù da una rupe. Yeah! Un bello splash! Mi piace come ragiona quella tua testolina malvagia. Ha 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 ha